Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi farò vedere una ricetta che ho fatto ieri. Quindi restate sintonizzati e godetevi il video a casa di Alfi. Ciao! Allora, eccomi qui. Adesso mi abbasso perché non mi vedete. Allora, oggi preparerò dei muffin salati. Già ho messo in porzione nei bicchieri, sarebbe questo, olio di girasoli. Poi del latte, che vi ho fatto già vedere qua, delle uova, un po' di sale, prosciutto cotto e scamorza. Allora, adesso vi dirò le porzioni di questi ingredienti. Allora, ci vuole 170. Allora, adesso prendo la mia bilancia, eccola qua, la mia bellissima bilancia, e andremo a pesare la farina. Allora, 170 grammi di farina. Però la farina si mette dopo, eh. Io la vado già a pesare per trovarmela già qui. 170 grammi. 50. Allora, abbiamo pesato la farina. Però iniziamo con due uova, quindi io nel mio tazzone per gli ingredienti inizio a mettere le due uova, poi andrò a mettere il latte, l'olio, un pizzico di sale, un po' di sale con la mia frusta vado a mescolare il tutto. Poi nella farina dobbiamo mettere anche il lievito. Ecco qua, perché va setacciato insieme alla farina il lievito. Quindi metto mezza bustina, perché per la quantità di farina va bene mezza bustina per i 170 grammi che abbiamo messo. Perché una bustina va bene anche per mezzo chilo di farina. Siccome ne abbiamo messo 170, quasi metà va bene. È la prima volta che li faccio, sinceramente. Però questa ricetta la volevo fare già da tempo e ho trovato l'occasione proprio di farla per voi, per mostrarla a voi. Adesso andiamo a prendere la farina, dove ho messo anche il lievito, e con un golino, non so come chiamarlo, andremo a setacciare sia la farina che il lievito insieme. E andiamo a mescolare un po'.
poi ne prendiamo dell'altra e setacciamo anche altra farina e così via. Ecco qua, adesso diventerà l'impasto cremoso. Ecco qua, deve essere sodo. Allora, io questa ricetta, di solito le ricette basi le faccio quando provo qualcosa, però se magari una cosa che viene bene e che diciamo che piace, io faccio sempre la doppia dose, quindi raddoppio le dosi e ne vengono di più. Siccome è la prima volta che faccio questa ricetta di questi muffin, non mi sono azzardata a farne di più. Ecco qua l'impasto, adesso vi mostro com'è venuto. Vedete? Bello cremoso. Allora, ripetiamo gli ingredienti. Allora, ho messo 2 uova, poi ho messo dell'olio di semi di girasole 70 grammi, poi del latte sempre 70 grammi e li ho mescolati con un pizzico di sale. Poi dopo mescolato latte, olio, uova e un po' di sale, si setaccia la farina con il lievito, ok? E adesso andiamo a preparare il prosciutto cotto che inseriremo nell'impasto. Allora, devo prendere un coltello, ecco qua. Adesso lo sposto un attimo questo. Ecco qua, apro il prosciutto cotto. Ecco qua. E vado a mescolare ancora. Dopo lo mescolo meglio con un cucchiaio di legno. E poi vado a tagliuzzare un po' di scamorza. La fate a dadini, a cubetti, tipo i cubetti di prosciutto cotto, così. Ecco qua. Non so, i pirottini sono piccoli, cioè non sono quelli là grandi, non so neanche quanti ne vengono, perciò io voglio, prima di farne altri, voglio vedere più o meno per la quantità e tutto. Ecco qua, un altro po' di scamorza, ne facciamo un'altra fetta, perché poi la scamorza, il prosciutto, diciamo 100 grammi il prosciutto, sì, però la scamorza va bene, penso uguale, 100 grammi. Perché adesso non ho la ricetta proprio davanti, quindi non mi ricordavo bene che la scamorza era 100 grammi come il prosciutto, però comunque ad occhio già vi rendete conto di quanto basta. Adesso con un cucchiaio di legno vado a mescolare scamorza, prosciutto con l'impasto. Ecco qua. E poi andremo a riempire i nostri pirottini. I pirottini che ho sono questi, ragazze. Questi classici pirottini che ho usato anche per altri muffin, però quelli da dolci. Allora, io non ho
la teglia per i muffin. Quindi userò il classico ruoto, la teglia, la classica teglia. Orso, anche il mio cane dice di sì. Allora, userò il mio classico, la mia classica teglia, dove metterò i burattini. Allora, vediamo quanti ne vengono. Adesso mano a mano che metto i pirottini, poi metterò l'impasto e vediamo, perché sennò è inutile metterli. Adesso inizio a accendere anche il forno, ragazze, perché si deve preriscaldare il forno a 180 gradi. Uso il forno a ventilato, quindi penso che in 20 minuti si dovrebbero cuocere. Adesso vado a riempire questi pirottini. Mi devo aiutare con un altro cucchiaio sicuramente. Comunque è importante secondo me avere proprio anche gli stampini, la teglia proprio dei muffin. È importante. Io non ce l'ho, vabbè. Vediamo in base ai pirottini che ho quanti muffin vengono. Allora, ripeto, è la prima volta che faccio questa ricetta, quindi non so, è tutto un... io la prima volta che faccio una ricetta, per me è una sperimentazione, quindi non so se sono buoni o meno. Poi dopo cotti vi farò un video dove vi dirò se sono buoni o meno, quindi approvata ricetta. Allora, in base ai pirottini che ho, ne ho fatti già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne vengono 9, perché quest'altro impasto, perché poi ricordate di non riempirli proprio. Adesso vi faccio anche una panoramica di come ho riempito questi pirottini. Vabbè, io li riempio, diciamo, non proprio, non che esca fuori l'impasto, cioè devi rimanere sempre dentro. Ecco qua. Poi vado a mettere altro impasto dove magari ce n'è di meno. Ecco qua. Vedere il risultato dei muffin. Ecco qui, dall'aspetto li vedo squisiti. Poi faremo la prova ufficiale. Pietro, stai fermo. Posso mangiare poi uno? Dopo. Abbiamo un nostro assaggiatore di fiducia. Allora, Pietro, i muffin che ha fatto mamma, come sono? Buoni? Approvati?